Ciao a tutti ragazzi e bentornati nella pagina di Staffa Workout Diary. Io sono Matteo, il vostro trainer di fiducia. Come sempre vi ricordo che mi trovate su Instagram, su Facebook, su TikTok, ormai sto dilagando sempre di più. Se non mi seguite ancora, seguitemi pure in quei social, anche perché questa settimana si comincia con la challenge, si comincia con la sfida. Sarà divertente partecipare. Vi ricordo inoltre di mettere like, commentare e condividere questo video, così da far arrivare questa leccornia a più persone possibili, dato che oggi si parla di roba da magnà. Però non me ne vogliono gli uomini d'avanza che gli sto rubando un po' il format, anche se non glielo sto rubando, dato che loro sono i re incontrastati. Voglio solo portare un po' di alimentazione che può essere utile, dato che un paio di giorni fa stavo parlando con un mio amico che mi stava chiedendo qualche consiglio riguardo magari a come cucinare gli albumi e mi è venuta in mente questa ricetta che era stata ideata dalla mia compagna e che tuttora mi trovo bene a rifare ogni tanto quando ho voglia di variare un po' l'alimentazione. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ci serve. E come ingredienti abbiamo il nostro bellissimo albume d'uovo per darci la parte proteica, della provola affumicata per darci grassi. Solitamente si può usare anche un'altra fonte di grassi come magari le sottilette se possono venirvi più comode, ma attualmente ne sono sprovvisto. Fortunatamente ho conoscenze nei caseifici. La nostra piadina, che andrà passata in padella anche se si sta rompendo, non succede niente, e ci darà i carboidrati. Per unire il tutto e darci un bel sapore simpatico e divertente, ci piace usare il doppio concentrato di pomodoro. Cosa molto importante da guardare negli ingredienti, deve avere solo pomodoro. Alcuni sono pomodoro e sale, alcuni altre cose in mezzo. A noi serve solo pomodoro, così siamo ancora più tranquilli. Avrei voluto usare anche l'origano, purtroppo siamo sprovvisti attualmente, quindi non useremo l'origano, ma la ricetta andrà a buon fine comunque. Quindi cosa andiamo a fare adesso? Prima cosa aggiungiamo un po' d'olio e mettiamo a riscaldare la pentola, la padella, dove andremo a cucinare l'uovo. Nel mentre stiamo già mettendo a cuocere la nostra piadina, così che sarà già pronta per dopo. Passiamo anche un panno per spargere bene l'olio. Penso che sarà un gran casino con il microfono questa puntata, ma sarà comunque molto divertente per voi. Lasciamo prendere temperatura e cominciamo versando una prima parte di albume. Ok, dobbiamo creare una piccola base con l'albume. Diamogli il tempo di cuocere, di fare una piccola base che noi andremo a condire con un po' di doppio concentrato di pomodoro. E voilà, la prima parte è pronta. Continuiamo a lasciar cucinare. Cosa dirvi su questo piatto? Che voi lo state vedendo in questa versione. Volendo se ne possono fare altre versioni diverse, magari sostituendo le parti grasse, magari sostituendo la parte di carboidrati. Nulla ci toglie di usare altri carboidrati come le fette biscottate, come i fiocchi d'avena. Ce ne sono varie di possibilità. Io uso questa perché è quella che mi piace di più, mi dà più soddisfazione e gli dà un sapore che preferisco. Come vedete sta continuando a cuocere qua. Iniziamo a mettere un primo strato di parte grassa. Non dobbiamo metterne molta perché altrimenti rischiamo di ritrovarci con la parte interna troppo e continuiamo a versare il resto dell'albume e dopo andremo a completare l'opera con altro concentrato di pomodoro. E vediamo nel mentre la piadina a che punto è. Si sta sfaldando in maniera oscena, ma tanto non sarà un problema per come verrà impiattata. Io spero di stare registrando tutto e spero che non ci sia troppo caos. Diamogli il tempo di cuocere. Se avessi un coperchio metterei un altro coperchio qui sopra, ma siamo sprovvisti di coperchi. Ovviamente è un dosaggio fatto per ciò di cui necessito io. Però molti hanno un problema con le uova, hanno sempre paura di mangiarne troppe. Ora, togliendo il fatto che stiamo parlando solo di albume, è ha una biodisponibilità altissima ed è formato prevalentemente da proteine e acqua. C'è una parte di carboidrati che dire irrisoria è. Su 100 grammi si parla dello 0,8, direi che è come sputare in un lago. Abbiamo una fonte proteica ottima con una biodisponibilità massima, quindi tutto ciò che c'è nell'albume è facilmente assimilabile dall'organismo. È completo per lo spettro di aminoacidi, è completo per tutto. Non abbiate paura quando vi danno magari un'alimentazione con un dosaggio di albume. Non è quello che provoca il colesterolo.
il colesterolo alto nell'organismo e non è neanche mangiare tanti rossi. Perché? Perché il colesterolo, le problematiche di colesterolo principalmente, sono problematiche di una produzione, ovvero è il nostro corpo che producendo colesterolo ne produce troppo. Quindi allora sì, lì c'è un discorso di magari meglio evitare alimenti che hanno anche colesterolo, ma il colesterolo serve. Serve tantissimo, ne avevo parlato anche in un altro video. Serve soprattutto per discorso anche sessuale. È molto più utile di quanto pensiate il colesterolo. Proviamo a dargli un po' di cottura, altrimenti rimaniamo qui 40 anni. La piadina che si sta già bella bella preparando. Non la giro solo perché la devasto se la tocco adesso. Mi conviene toglierla solo per metterla nel piatto. Ok, qua stiamo completando la cottura, finiamo di mettere i nostri grassi, quindi i nostri bellissimi pezzi di provola. Se volete sapere dove andare a prendere formaggi buoni, scrivetemi, soprattutto se siete della zona di Cagliari vi posso aiutare e vi posso mandare da qualcuno che fa prodotti buoni a prezzi ottimi. Ovviamente sta gonfiando, quindi cosa facciamo quando si gonfia? Siccome siamo delle persone cattive, gli facciamo un buco e ne facciamo anche un altro e un altro ancora. Servirà qualcosa? No! Ma a noi non ce ne frega niente e lo facciamo comunque. Chiudiamo pure. Il problema con i dosaggi così alti di mettere, stavo dimenticando di mettere anche il doppio concentrato per completare. Il problema dei dosaggi così alti di albume è che ci mette molto a cuocere. E comunque rimane sempre un ottimo pasto che possiamo prendere, tagliare e portarci in giro perché è buono anche freddo, quindi una... Se abbiamo sempre problemi, non sappiamo come mangiare fuori, ma non so cosa portarmi, ma cosa faccio, se poi imbrano quello freddo, vi potete fare questo, fidatevi che rimane buono comunque. E se ve lo cucinate dopo pranzo e ve lo mangiate a cena, come devo fare io oggi, è ottimo, è ottimo. Inoltre avete un piatto completo sia per quanto riguarda le proteine, sia per quanto riguarda i carboidrati, sia per quanto riguarda i grassi. Quindi non avete scuse, non avete scuse, capito? Lasciamo finire di cuocere tutto e ci vediamo per l'impiattamento. Ribattezzata uovizza, ovvero un misto tra uovo e pizza, anche se non abbiamo la presunzione di spacciarla per una pizza, ma più definibile degli albumi alla pizzaiola. A questo punto con l'origano avrebbe reso ancora di più. Abbiamo il nostro bel fondo con la piadina e non me lo mangio solo perché mi serve per cena. Detto questo, voi la proverete questo piatto? Fatemi sapere. Beh, mette sempre una cunina in bocca questo piatto. E ricordatevi che è cucinato per voi. No, aspetta. No, ho confuso. Continuiamo a sfidarci. Mi raccomando, con la challenge... Ci vediamo, condividete perché dobbiamo sfidarci, abbiamo tutto agosto per migliorare ancora di più. E con gli addominali bisogna darci dentro, ok? Non solo con l'allenamento, ma anche con l'alimentazione.